clima arroventato non solo da Caronte a Roma, dove la fine dell'istruttoria del processo a Stefano Mauri e alla Lazio è stata segnata dalle proteste dei tifosi bianco-azzurri. Poco prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio, una trentina di ultras della Lazio si sono presentati davanti all'hotel dove si sono tenute le udienze, srotolando uno striscione polemico e vagamente minaccioso. Il riferimento a Bruno Conti, responsabile delle giovanili della Roma, sembra fatto apposta per eccitare gli animi, come se le richieste del procuratore Palazzi non avessero già agitato abbastanza le acque. L'alzata di scudi dopo la richiesta di 6 punti di penalizzazione non sembra però aver fatto perdere la calma alla Lazio, che si dice sicura della propria estraneità ai fatti. Sentiamo Gian Michele Gentile, avvocato della società romana. Obiettivamente esagerata rispetto a quello che è il risultato delle indagini. Comunque il gioco delle parti nei processi è questo. Magari si cerca di alzare la richiesta sperando di comunque ottenere una condanna, perché poi alla fine per la procura interessa la cosa importante, il risultato, è affermare che c'è stata questa indagine che ha fatto scoprire questi presunti illeciti. Noi non ci facciamo spaventare dalla richiesta e discuteremo tutto fino alla fine. Pensiamo a uscire da questa situazione, a ristabilire la serenità che la Lazio ha acquistato in questi anni, la fiducia in se stessa, la cosa importante è quella. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, avete sentito dire più volte ieri. Se un indizio ha una ambivalenza di interpretazione, non è più un indizio. Un pasticciaccio brutto che rischia di avvelenare l'inizio della prossima stagione di Serie A e portare il nervosismo nella capitale vicino al limite di guardia. In ogni caso la risposta si attende per lunedì prossimo. Molti a Roma si preparano già al peggio.